Se ci rivedremo a sto specchio vuol dire che saremo vivi, altrimenti... Purtroppo il mio amico se n'è dovuto andare perché doveva proprio tornare a casa. Vedere il forte nel silenzio totale è, diciamo, obbligato dalla solitudine, perché sono qua da solo, mette una caga pazzesca. This one is rapping, oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was... E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Free Time Joe, che è oggi qui per un'altra esplorazione urbex. E non sono da solo, perché quello che in questo momento è il cameraman, ciao, amico urbex, che più che altro fa travel vlogging. Vlogging, sì. In viaggio. Oggi siamo qui per andare a vedere Forte Montalbano, che è molto in alto, è lassù dove c'è quel tratto stradale. E lì, per darvi un punto di riferimento, c'è Casa Arsà, che io ho già esplorato a dicembre 2016. Ci sarà da morire, ma moriremo magari per un buon obiettivo. E la giornata è anche praticamente perfetta meteorologicamente. Per ora. Basta che non piova. E andiamo. Eccoci in partenza. Se ci rivedremo a sto specchio vuol dire che saremo vivi, altrimenti... Ah, certamente. Un grande panorama. Qua siamo alla deviazione per Casa Arsà. Ci si arriverebbe girando di qua, ma non è la destinazione di oggi, e quindi... Ok, qua siamo all'ultimo tratto di strada prima del forte. Mi ricordo bene perché una o due volte ci sono già venuto. Però il forte non l'ho visto tutto. Il tratto stradale laggiù, quello l'hai visto? Ah, sì, ok, ma bisogna ancora girare la curva. Quale curva intendi? Quella e dopo la curva c'è il forte. Oddio, guarda, dimenticavo questa splendida visuale. Bella, adesso sta la curva, faccio una bella foto. Casa Arsà, panorama. Siamo arrivati quasi al forte, è dietro la curva, e quello lì è il tratto stradale che si vedeva da giù. Ecco, per me ragazzi sta visuale vale tutta la camminata. Tutta, bella intera. Siamo schioppati, ma... Ah, io sto bene. Dico che ne vale la pena. Salve. Mi hai paparazzato, eh? Ci siamo anche arrivati... Sarebbe l'entrata.
è alquanto indiretta, come entrata. Non so se hai notato, però è sempre un'entrata. Quello sicuro. Accidenti, se è cambiato. È la prima volta che ti vedo, quindi. Ma è diventato tutto pieno di vegetazione. Non era mica così. Mi ricordo assolutamente questa casa abbandonata qui dentro. Ma ora è mangiata dal verde. Ma era questa? Che cosa? La casa? Sì. Ma qua? Sì, sì. Niente. Lo so, però a me è piaciuta ugualmente. È solo che... Mo vai prima te che così. Ma è cambiata... Cioè, non tanto, di più. Se guarda di sopra, rotta, piena di vegetazione. Ci siamo arrivati. Io lo rivedo dopo mesi e mi sembra molto cambiato. C'ero stato a giugno, era diversissimo. Però almeno, ragazzi, riesco finalmente a illustrarvelo. Ci tenevo a farvelo vedere questo bello posto. Tutte gallerie. Tutte no, peccato che non gallerie. Tempo. Qui l'acqua proprio cola. Senza contare che è anche piovuto nei giorni scorsi, quindi... Fino a stamattina. Più qua meno. Giù ci sarà un'umidità da paura, cioè c'è un'umidità da paura. Lì c'è la parte dietro del forte all'aperto e lì... Si chiude l'ultimo cunicolo. Non è un granché questo cunicolo, vero? Questo qua, no, comunque è bello. Priorità agli ospiti. Siamo di nuovo all'aperto e ora vediamo un po' le altre parti. Questo, cioè, più che galleria qua sembra una cava. Infatti non c'è niente, si chiude lì in fondo. Però qua dietro devono esserci sotterranei. Siamo entrati nella galleria a fianco. Qui ci sono davvero i cunicoli e i sotterranei. Ma saranno visitabili con tutte quelle pozze d'acqua? È per quello ti dico, vai te che hai la torcia. È umido, ma proprio non credo che ci sia una grande pozzanghera. No, qua non c'è. Mi fa paura. Comunque. Vedi là che già arriva qualcuno. Già. Bellissimo qua giù. Sapeste quanto è che volevo vederlo. Mamma mia. Salvador. Qui c'è una colata d'acqua che purtroppo il mio amico se n'è dovuto andare perché doveva proprio tornare a casa e sono rimasto io. In effetti ci sono tanti di quei tunnel da vedere qui che in base al tempo che ho non so mica se ci riesco. Perché il mio amico ne ha avuto poco ma io non è che ne ho tanto di più. Magari ce la faccio ma non lo so, devo vedere. Ci sono tanti tunnel qui, più di quanti me ne ricordassi. E sicuramente è un forte molto diverso da Forte Bastia. Che io praticamente di forte ho visto solo quello a momenti. E niente, torniamo giù nei tunnel. Vedere il forte nel silenzio totale è, diciamo, obbligato dalla solitudine. Perché sono qua da solo, mette una caga pazzesca. Non male che è solo un forte. Ah, qui c'è anche un piano di sopra, vedo. E non me ne ricordavo. Bello davvero. Stanze di guerra.
è messo un po' male il pavimento qua, però via, ci si cammina, quindi tutto sommato è messo abbastanza bene, anche se non del tutto. Qui è zuppo. Qui non ci passo perché mi faccio il bagno e non ci tengo. Qui ci sono degli pneumatici e una specie di strumento. Corridoio lunghissimo, madò. Cavolo, una poltrona rotta. Ecco, qua è messo molto male. Non tanto per ragioni di crollo, ma per l'acqua. Dovrei essere l'ultimo cunicolo, l'ultima galleria. Cioè, guardate voi che lunghezza. Lì c'è l'altra entrata per questa galleria qui. Qui al centro è andata in giù la stanza, il pavimento. C'è praticamente una conca. Lì c'è la finestra. E qui dovrebbe essere l'ultima stanza. A meno che lì non ce n'è ancora una. Oh mio Dio. Ultima stanza, un corno, ce n'è altre, molte altre. Questa porta è andata giù, tutta sfondata, e di là è messo praticamente così. Però credo che si possa vedere da quest'altro lato. Da questo corridoio si dovrebbe poter vedere il fuori, di qua. Infatti. Comunque ci sono i piani di sopra. Sono proprio da vedere quelli. Un'uscita. È così. Di qua. Però io dovrei vedere prima di qua. Entrata di qua e uscita di qua.
Scendiamo un po'. Wow. Oddio, una sedia. Messa là così da sola mette paura, mio Dio. Qui è tutto pieno di feritoie. Mi sembra anche una cosa abbastanza sensata, cioè giusto da qua giù. È una posizione abbastanza strategica. Questa è la fine della parte di sotto che si vedeva da lì, dal punto principale. I sotterranei sono una cosa fantastica. Cacchio. Ah, qui siamo alla parte di prima, quella... Sì, insomma, dove c'è la sedia qua giù. Buono per i pipistrelli sto luogo. Qui si sale. Qui è tutto sgangherato, è venuto giù tutto. Adesso vorrei vedere se riesco ad andare un attimo alla parte destra superiore del forte. Venendo in giù non avevo neanche notato questi lavelli. Ho visitato tutto questo corridoio, dovrei salire ai piani più alti. Dalla galleria dove ero prima c'è la scala, devo prenderla. Sono finite le stanze. L'ho rifatto tutto all'indietro, sto corridoio. Saliamo. Spero
Spero che sia tutto unito, ma boh, ho qualche dubbio che quassù sia tutto unito. Non so se si può vedere ogni parte superiore da qua. Dio, forse sì. Qui sicuramente si poteva passare quando la vegetazione era un po' di meno. Però adesso è talmente fitta che non ci si passa neanche strisciando. Guardate lì che rovi. Qua a terra c'è una specie di pozzetto. Qui si può anche passare. Eccolo visto da fuori. Certo, c'è talmente tanta vegetazione che ostruisce le mura. Senza tutta sta vegetazione sarebbe bello da vedere. Proprio, diciamo, l'edificazione. Bello qua. Di qui c'è un passaggio. Madonna, che brutto che è sto punto. Adesso vediamo l'entrata di qua. Anzi no, perché è un po' pericoloso. C'è il gradino che è andato completamente. Se cede è un bel problema. Qui c'è ancora un'altra parte. Mamma mia, e cos'è, infinito? Sto forte? Mi trovo dentro alla parte che ho visto prima di là, quella dove c'era il gradino malandato. Cos'è questo? Abbiamo anche lo scantinato, vedo.
Ah, qui siamo di nuovo al piano terra. Ecco, adesso provo a accedere là sopra. Vediamo se c'è una scala che ci può far arrivare lì. Cioè, che mi può far arrivare lì. Solo sembra tutto sommerso dalla vegetazione. Vediamo un po', un momento. Ok, per questa parte finale di video. Dico finale perché praticamente il forte l'ho visto tutto, uso il cellulare. Cioè, era così grosso che mi ha fatto esaurire tutta la batteria della GoPro. Fatevene un'idea. Che lì praticamente non c'è nulla. Cioè, si collegherà sicuramente a una stanza sotterranea, ma ci sono stato, ci sono già andato. E comunque, sì, insomma, è sommerso dalla vegetazione questa parte di sopra, dal lato destro. E inizia anche a piovere. Bene. Sì, sta iniziando a piovere. Meglio che me ne vada. Quindi, ragazzi, per questo video può essere tutto. Un saluto al vostro Free Time Joe. Grazie per la visione. Ci vediamo al prossimo video di qualunque genere. Ciao, ragazzi. Ciao. Ma dove siamo? In Valpadana?